ditemelo che la mia carriola metano fatica a tener dietro all'ape, da che forse è vero. Freddure a parte, arrivo nel punto più alto del borgo incantevole medioevale di Cervo, dove sorge, direttamente sulla roccia, il castello dei Clavesana che risale al XIII secolo. Ciao. Di fronte la nostra base, la piccola locanda Bella Vista, 5-6 camere che sono una terrazza sul mare. Da Genova geograficamente è tutta Riviera di Ponente, ma è a sinistra del castello che la Riviera dei Fiori inizia ad Andorra, che è a soli 4 chilometri. A destra invece la Riviera dei Fiori va verso Diano Marina e poi Sanremo, fino a Ventimiglia. Questo dal terrazzo della locanda. È tiepido aprile e la tranquillità ancora assoluta come Ferrovipatite richiede. Ecco, non potrebbe esserci migliore indicazione per raggiungere la camera. La sviolinata introduttiva continua fra le colline di ulivi e le strutture di appostamento. E là, dietro il poggio con la chiesa di San Nicola a San Giorgio, ecco la moritura a stazione di Cervo San Bartolomeo. Poche le relazioni che ormai fermano a Cervo. Questo un regionale da Ventimiglia verso Savona. Per dire, da Ventimiglia fermano a Cervo. Tre regionali che proseguono direttamente per Torino, uno per Genova-Brignole, cinque poi hanno capolinea a Savona, e c'è un armaditaggia al Benga. Solo sei invece sono i regionali per Ventimiglia che fermano a Cervo. Come ti abituo a non prendere il treno. La stazione di Cervo San Bartolomeo è alla progressiva chilometrica 98 più 673. È dotata di due binari in presenziata e telecomandata da Diano Marina. Eurocity 159 Tello, partito da Milano Centrale alle 15.10, sarà a Monaco alle 19.47, poi Nice, Antibes, Cannes, Toulon, con arrivo a Marseille, Saint-Charles alle 22.41. Tante bellezze naturali del litorale, la pesante speculazione edilizia. È tempo di dar riposo al mio addome globoso per adipe, le vecchiaie. Mio neologismo peggiorativo di vecchiaia. Mattino dopo, far colazione con un occhio ai treni che sfrecciano, vabbè, che transitano sul binario che dissennatamente stanno uccidendo. A dicembre di quest'anno 2016 apriranno la variante a monte, lontana e quasi tutta in galleria. Sbrogliandomela nel convulso traffico, discendo dal millenario borgo, avvicinandomi ai binari.
il valore aggiunto ad un borgo storico arroccato sul mare, di vicoli, piazzette, terrazze e la più bella chiesa barocca del Ponente, ma la ferrovia ben inserita nell'ambiente dal 1872. Opinione di Ferro Vipatico, si intende. Giorno no, oggi forse, i treni stanno transitando con dai 15 ai 40 minuti di ritardo e il binario singolo e gli incroci aggravano la situazione. E questo allora prezioso binario singolo entrò in esercizio nel 1872, quando fu aperta la tratta da Savona a Ventimiglia. Attraversa Cervo a Ripa a Mare con un imponente viadotto in pietra. Passerella ideale per treni, ma è troppo tardi. Cervo lo sta perdendo l'ultimo treno. Questo binario ha visto transitare signori treni, prestigiosi. Cito il Riviera Express degli anni 50 da Amsterdam, Dortmund, Hamburgo per Ventimiglia, soppresso nel 1993. Cito il TE Ligure da Milano per Marsiglia e poi anche Avignone, quei gioiellini di ALN 442 e 448 Breda. Erede ne fu il Cygnus fino al 1985. I rapidi degli anni 80 con le tartarughe e le carrozze Ulci X e Grand Comfort. Gli espressi da Roma per Porbuo Irun. Poi negli anni 90 arrivarono gli Intercity e negli anni 2000 gli Euronight. Quel che passa il convento oggidì è solo questo Tello. Già in ritardo i 25 minuti, deve pure fermarsi al segnale. È l'Eurocity 143, Milano Centrale, Nisseville. Tello, accordo Trenitalia-Veolia, creato nel 2010. Il nome Tello dal dicembre 2011, coi Venezia-Paris e l'anno dopo i Roma-Paris. Terelle in libertà. E così dopo 150 anni questa ferrovia storica che serpeggia fra scogliere a picco sul mare e costoni di pietra sarà abbandonata. Già prevista una destinazione a pista ciclabile. Passeranno anni, il degrado invaderà tutto. Sta per aprire la variante a monte, molto a monte, fra Andorra e San Lorenzo a mare. Quasi 19 chilometri, di cui 16 rotti in galleria. E lo spettacolo dei treni a Cervo, ripeto, sta per finire. Ciacolo sempre da Ferro Vipatico, si intende. Precisato che il binario a Ripa Mare rientrava nella strategia ottocentesca di Cavour e con costi il più possibile contenuti. Meno lunghe gallerie possibili e quindi tracciato tortuoso e spettacolare seguendo il litorale. Bene, la nuova variante a monte azzererà i grossi guai di frane, mareggiate e del meteo in generale, ma la Riviera dei Fiori sparirà alla vista dei viaggiatori.
Con i canonici oggi 20 minuti di ritardo è transitato Tello 145 Niceville Milano Centrale con una E444 al posto della più solita E402B. Se su questa linea storica c'è il blocco Contassi, la nuova variante a monte è attrezzata per ricevere ETCS e RTMS. Le gallerie hanno tutte le moderne sicurezze necessarie, impianti di antincendio, interfonici. Le comunicazioni sulla variante sono con telefonia cellulare dedicata. Sto perdendo ogni speranza di un merci in transito, anche un mercino su via. Ma dove sono Trenitalia Cargo, Captrain Italia e Fuorimuro? Le stazioni che passano da 5 a 3 sono appunto a monte, lontane lontane, e sarà da vedere come il trasporto locale si integrerà con i binari nei monti. Uno schizzo a mostrare la nuova variante. Sono sempre solo mie considerazioni, in libertà pur parlare, apeno. E invece mantenere anche questa infrastruttura di binario che già c'è, una metropolitana leggera, tipo treno-tram, con fermate frequenti, preziose per residenti e villeggianti. E non è che le nuove isolate fermate a monte, scomode a prescindere, diverranno stazioni fantasma e pericolose? Tanto per non far nomi, Diano e Imperia. Tunnel sotterranei, niente bar, niente edicole, biglietterie, niente servizi igienici e il bus navetta ci sarà in attesa. E poi c'è anche il costo del biglietto del bus da aggiungere. Veramente tutto un invito per turisti in treno. Bello il treno in riva al mare, vero cara? È notorio, in generale, le fanciulle non condividono la ferrovipatite degli sventurati consorti. Cito, certificato fra i borghi più belli d'Italia e tra le plus beaux villages della terra, Cervo ha conservato intatte le sue originalissime caratteristiche di borgo medievale sul mare, protetto da torri e mura cinquecentesche e circondato da colline. Bisbiragnetto si è stufato e se ne va. E subito la E464 nella nuova livrea DTR sbuca dalla galleria Cervo, lato Andorra. Arenile tipicamente ligure, piccolo e ghiaioso, chiaro, misto a sabbia, pulito e fondali rocciosi, acque cristalline, ai piedi dello spettacolo offerto dal borgo storico abbarbicato sulla roccia e proteso sul mare. Tello 145, Niceville, Milano Centrale.
Mi viene da pensare a quando presto si dirà: la stazione di Cervo San Bartolomeo era una stazione ferroviaria sulla vecchia e abbandonata tratta binario unico della spettacolare ferrovia Genova-Ventimiglia lungo la riviera Ligure di Ponente. Leggo, riassumo e propongo da un libello del 1906, passo goliardico, ma su cui riflettere. Tradimento, tradimento, era il coro all'unisono che echeggiava fra le nuove mura della nuova stazione ferroviaria. Un corteo travolgente che contestava i due nomi sulla facciata alta della stazione ferroviaria, Cervo e San Bartolomeo. Il coro inveiva quella scritta: vile tradimento, abbasso la prepotenza e viva Cervo. I cervesi inveivano contro la scritta San Bartolomeo che, a loro parere insindacabile, usurpava il territorio. A colpi precisi di martello, una dopo l'altra, le lettere di San Bartolomeo caddero in frantumi a terra. E viva Cervo, gridarono poi. Missione compiuta. Strada statale 1, la via Aurelia, la celeberrima strada consolare romana, costeggia il litorale. Cervo ha panorama incomparabile. Trainspotting in spiaggia ha messo fame. Una trattoria a San Bartolomeo rimedia bene. Finale con selezione e commento alle foto del giorno. Al castello di Cervo la strada carrabile termina. Il borgo medievale è tutto e solo pedonale. Quater pass digestivi? Beh, facciamo anche solo due, meglio. Domattina a treni di buon'ora. Totale assenza di palazzi e palazzoni da località turistica marina. Totale silenzio, viottoli, carruggi, sali e scendi, piazzette, un microcosmo. Il castello è alla sommità della collina, ma il punto più alto è la locanda col suo impareggiabile panorama sul golfo. E cosina niente affatto secondaria, l'auto sotto la finestra nel giardino di piante. Notturno di Cervo ancora coi treni.
questa notte di treni, di popolazioni che migrano, di sogni corporali, di violate respirazioni nell'arena mobile del viaggio. Da Fuego de Pobres, 1961, di Rubén Bonifaz, poeta messicano. Ma via in stazione! Lo scenografico fabbricato viaggiatori con i binari a livello rialzato vede transitare i treni dal 1872. Due i binari, un terzo era per le precedenze. Soppresso e disarmato, la passeggiata a mare allargata. Binario 2, treni dispari per Genova. Cervo, stazione di Cervo. Nessuno scende, nemmeno per sbaglio. Regionale 11231 Ventimiglia Savona. Con la passeggiata a mare vado alla spiaggetta e senza fretta, visto il gran traffico ferroviario. Bella stazione, addio. Salgo al borgo, al suggestivo effetto scenografico della chiesa in puro stile barocco che si affaccia sul mare. La parrocchiale di San Giovanni, costruita a cavallo del 6 e 700, conosciuta come Chiesa dei Corallini perché è costruita anche grazie ai proventi della pesca del corallo, per secoli praticata dai cervesi nelle acque di Corsica e Sardegna. Ampia scalinata, facciata concava, è il simbolo del borgo. Adiacente alla chiesa parrocchiale si trova l'oratorio di Santa Caterina, edificio romanico costruito attorno al 1200 come chiesa, ma fortificata dai cavalieri di Malta, monaci guerrieri che la dotarono anche di strette feritoie adatte alla difesa. Quando nel 1700 fu consacrata la chiesa dei Corallini, questo edificio fu retrocesso a oratorio, utilizzato dalle confraternite locali. Oggi sconsacrato ad uso del comune per eventi, mostre, convegni.
Le case sono attorno, completamente sopra, gli speroni di roccia, i carrugi stretti fra i muri, l'atmosfera medievale in ogni angolo, tutto praticabile solo a piedi, un po' da storia misteriosa, i vicoletti ciottolati con le botteghe di artigiani e artisti. Un intrico unico fra archi, giochi d'ombre e improvvisi scorci sul mare. Fra mura, bastioni, grappoli di case protese sul mare e vicoli c'è ancora tutto da scoprire. Ma eccolo il ma, videino ferroviario pur sempre questo mio è. Mi limito all'abitazione della signora che sta innaffiando i fiori. La casa di un tempo da poco passato ma già tanto lontano. Le persone della generazione mia, del neolitico insomma, ci rivedono dal treppiede per il fuoco alla cisterna dell'acqua piovana. Nel mentre la signora spiega, un amarcorda ce lo metto di mio. Quando fui piccino, sì, lo fui, in casa non c'era il contatore della luce, c'era il famigerato limitatore, forniva 75 candele, sì, con 75 watt si viveva. Divagavo, sentiamo invece. Ma quando ha fatto caldo caldo è uscita dalla punta, ad agosto. Sa cos'è quella lì? No. È l'artiglio del diavolo. Aspetta, non le fate male. Cosa fa? Lo sente che punge? Ma poco. È una pianta officinale. Che per binario in leggera curva e stazione di Diano Marina i giorni sono contati. Stop a dicembre con la nuova variante. Ripropongo lo schizzo. In attesa del regionale 11342 Genova-Brignole 20 miglia. Incrocio con reciproco 11343, 20 miglia Genova-Brignole. Poi a 20 miglia prenderemo il Terra 86018 delle SNCF per Grasse, che in meno di un'oretta ci lascerà a Niceville. Intanto vada per quasi un'oretta di italiche ruote quadrate. Oi, oi, notate l'inquadratura involontaria anche di una stampella che fa capolino sulla destra. Il mese scorso ho affrontato l'intervento di protesi anche alla seconda anca, quella destra stavolta. E sono alla prima uscita. Un cincinino più bionico, insomma. Problemi solo di gioventù, ecco. Meteo dannatamente avverso, più finestrini sigillati, uguale Aloysius in ferrovipatica, nera depressione. Le immagini passano dunque direttamente allo shock dell'arrivo nella irriconoscibile, desolata e da day after stazione di 20 miglia. Il mio pensiero è che oggi di non mancano i binari, ma mancano i treni.
Per dire, cervo senza più stazione, nuove varianti a doppio binario monte, già, ma il raddoppio della Genova Ventimiglia, concepito 40 annetti fa, arriva con almeno 30 anni di ritardo, anni in cui il traffico ferroviario internazionale e soprattutto il trasporto delle merci ha subito una drastica riduzione. Vediamo lo scalo di Ventimiglia, ormai abbandonato. Oggi arrivano però i raddoppi, ma oggi l'esigenza è passata ad un servizio regionale comodo, cadenzato per i pendolari, tutto il contrario. Tutto abbandonato. È angosciante, guarda qua. Cosa hanno concluso? Ventimiglia, stazione internazionale, biglietto da visita. Oggi pure col problema di clandestini, irregolari migranti. L'impressione è che andare in treno presto diventerà uno sport estremo. Non è più questione di bilanci ferroviari, questo è sbilancio. Mi sovvengono parole di una canzone. Sembrava il treno anch'esso un mito di progresso. Lo scalo merci di Ventimiglia è per la verità il grande Parco Royal. Oggetto va da sé di lavori di ridimensionamento proporzionato al traffico, così lo definisce RFI, che è intenzionata, leggo, a trasferire interamente i movimenti della stazione di Ventimiglia. In altre parole, accordi fra provincia, comune, ferrovie e demanio per trasformare a parcheggi e centri commerciali il grande parco, ora scalo merci. Ventimiglia, inaugurata nel 1871, completata nell'83, nuovo fabbricato viaggiatori nel 1929, stile razionalista, architetto Narducci, in auge al tempo. Il confine con la Francia è a 9 km. Il piazzale di Ventimiglia è alimentato a 1500 volt corrente continua, alimentazione adottata in parte dalla Francia, e le nostre locomotive a 3000 volt continua lavorano quindi a potenza ridotta all'interno del nostro scalo. Imponenti queste rimesse, Ventimiglia aveva due distinte rimesse. Questa, bella per il vapore, poi il trifase. Nota, nel 1931-34 le E554 in trifase arrivavano a Breil-sur-Roya. Poi c'è la rimessa, con una rotonda semicircolare, per le loco francesi. Ho ciacolato a lungo, ma per mitigare lo squallore di questo arrivo a Ventimiglia. Mi sdebiterò al ritorno, infilando un breve inserto di come vidi questa stazione e questa linea in un bel 1995. Improponibile ora, sarebbe come sparare sulla Croce Rossa. Grasse, capitale mondiale dei profumi, videino a lei dedicato. Terre, Transport Express Regional, Group SNCF, dal 1984 il servizio ferroviario gestito dai vari consigli regionali della Francia. Elettromotrici di costruzione Alstom, serie Z26500, a due piani, bicorrenti 1500 volt continua, 25 kV alternata. A destra in livrea Monaco. Undici fermate per Nizza, 26 per il capolinea di Grasse, e ne fa di fermate. Il desservirà Menton-Garavant, Menton, Carlonès, Cap-Martin-Roquebrune, Monaco-Monte-Carlo, Cap-Dail, Aise-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer. Biot fu base di Provence 2012. Antibes, Juan-les-Pins, Golfe-Juan-Valoris, Cannes, Du Bosquet. Très bien.
I resti di rimessa circolare e di piattaforma girevole, ex deposito loco francesi, lo vedremo vivo al ritorno, nell'inserto. E la linea è a doppio binario e il binario corre lungo la costa. Ma va? Solo la riviera di Ponente è stata derubata dalla ferrovia. Sempre piove, governi ladri, quindi subito a Nizza. Di sfuggita il tram T1 su Avenue Médecin. Il nostro Ram Pacà fa sosta sotto la tettoia in acciaio forgiato e vetro della stazione di Niceville, anno 1867, opera dell'architetto Louis Bouchot. Lo cito perché realizzò anche la prima stazione centrale di Milano. Sotto la bella tettoia un TGV Lyria. Sono TGV di una serie particolare, tricorrenti per le relazioni tra Francia e Svizzera. Parigi-Genève, la tratta più importante. Ammiro la bella facciata e la paragono alla sorella, Milano Centrale nel 1864. Il tram è tornato a Nizza nel 2007 con questa linea 1. Circa 9 km, 22 fermate, corse ogni 4 o 6 minuti. Aveva come programma trasportare 65.000 persone al giorno. Ne trasporta oltre 105.000, un successo. Pausa di asciugatura necessaria. I lavori per il tram hanno portato alla luce fortificazioni medievali e 5 secoli di storia nizzarda, reperti raccolti in una grande sala sotterranea in piazza Garibaldi. Questa, nel cuore della zona pedonale, circondata da portici, dai bei negozi, caffè e ristoranti, è la piazza più famosa della città, piazza Massena, centro del divertimento, ampio spazio urbano, dedicato ad André Massena, maresciallo dell'impero, nativo di Nizza. Nei giardini adiacenti due parchi, uno con acqua nebulizzata spruzzata dal pavimento, l'altro parco con spruzzi sparati sempre dal pavimento. In un angolo la Fontana del Sole, con una statua di Apollo alta 7 metri e attorno 5 statue in bronzo, personaggi della mitologia greca, Terra, Mare, Venere, Mercurio e Saturno. Niente fili, catenaria, linea aerea. I tram attraversano la piazza abbassando i pantografi e andando a batterie. Voi, miei soliti pizzini alla mano, andiamo nell'intricato dedalo di vicoli della vieille ville a ritrovare un localino, un buco rustico e atipico che ricordo da 30 anni. Tacca d'oli, tache d'huile, macchia d'olio. Insomma, trippa! Il Trattato di Torino del 1860 sancì il passaggio di Nizza e della Savoia dal Regno di Sardegna alla Francia. Siamo in Place Garibaldi, che per inciso a Nizza, ancora italiana, nacque nel 1807. Anche in Piazza Garibaldi niente linea aerea e i tram passano a batterie, pantografi abbassati.
stampellando pioggia e vento, per cui il telegrafico è raffreddato, ma un ossequio è dovuto al lungomare, la Promenade des Anglais, che costeggia la Baia degli Angeli, 7 chilometri di celebrità. Sì, tram batte stampelle 4-0. La linea 1 ha 28 tram Citadis, tipo 302 della Alstom, a 750 volt, corrente continua, scartamento normale. Da 01 a 13 sono lunghi 33 metri a 5 casse. Da 014 a 28 sono lunghi 44 metri e a 7 casse. Il primo tram arrivò a Nizza nel 1879. La rete compartimentale completa fu nel 1906, interamente elettrificata nel 1910. Negli anni 20 del secolo scorso c'erano 11 linee di tram. L'ultimo tram abbassò gli archetti nel 1953. 54 anni dopo il tram è infine ritornato. E noi torniamo in stazione, localmente detta anche nella cartellonistica Gare Thiers, dal quartiere in cui sorge. La stazione è sulla linea da Marsiglia per Ventimiglia, anzi, da Marsiglia la linea partì nel 1858 e 259 km dopo arrivò a Ventimiglia nel 1872. Nizza è anche capolinea dei 44 km da Breil-sur-Roya, dove transita la nostra linea del Tenda, Cuneo Limone Breil-sur-Roya, 20 miglia, lunga 96 km. Rimando i miei videini downtown con lettera Pulelle 663. L'annuncio lo chiarisce bene, siamo passati direttamente a 20 miglia, con composizione italiane e francesi tête à tête. Complessi a 3 o 4 casse di carrozze RRR in acciaio inox, RAM reversible regional. Sono in fase di totale accantonamento. Questo va benone per il ritorno. E qualche minuto ancora c'è. Locomotiva della famiglia delle Necassé Nasirotti. Questa è una 22.200 di prima serie, loco costruite da Alstom dal 1976 all'86, bicorrenti, oltre 4.000 kW. Ventimiglia, frontiera di rivoluzionarie tecnologie.
Jacopo Ortis, pseudonimo di Ugo Foscolo, narrava di Ventimiglia nelle sue romanzesche lettere. Pure Salvatore Quasimodo, soggiornando a Ventimiglia, ne scrisse da par suo. Mentre ricomincia il triste transito nella desolazione di Ventimiglia, propongo ben altre immagini. Inserto del maggio 1995. Arrivavo a Ventimiglia con una doppia di ALN 663, dopo un giretto Milano-Torino-Cuneo-Breil-sur-Roya. C'era la E428 e la 640, girata poi sulla piattaforma di Breil. Beh, rimando a quel videino. Passato il grande scalo merci del parco Roya, ora l'attraversamento del fiume Roya, che va a buttarsi nel Mar Ligure. L'entrata in Ventimiglia, lato ovest Francia, con la piattaforma girevole e la semirimessa circolare ben frequentata. Arrivo nella decorosa stazione. Parte una loco bicorrente serie 25.500, gran cabina, in livrea beton. Con le cannellate inox, vetture RIB, Ram inox de banlieue, anni 60 e 70. Riparto col diretto 2165 per Milano. Sono passati solo 21 anni da queste immagini. Vecchio proverbio, non conosciamo mai il valore dell'acqua finché il pozzo è asciutto. Quando il treno era fra la natura e il mare della Riviera dei Fiori. No comment. Bellezza che è quasi poesia lungo la riviera di Ponente, tutta la riviera. Località che hanno fatto da sfondo a tanti film.
Hitchcock nel 1925 girò nel Savonese scene della sua opera prima, Il labirinto delle passioni. Nel 1943 Vittorio De Sica fra Spiagge di Alassio e La Iguaglia col suo I bambini ci guardano. Nel 1954 Alberto Lattuada nel celeberrimo La spiaggia, nei suoi luoghi d'infanzia, Spotorno. E via via, cito a caso, fino a Solo un padre, girato Varigotti con Luca Argentero. Sì, irriconoscibile per rotabili, frequentazione, vivacità di Anu Marina. Ed ecco Cervo, dove questo video è iniziato nel 2016 e finisce in un accattivante 1995.